a tutti ragazzi e bentornati in questo nostro episodio di carriera. Devo fare un po' di saluti prima di iniziare. Allora, saluto Alessio Perzanti, Simone Colaci, Corrado Maresca, Alessio Melis, Nicolas Cerino, Andrea De Prisco, Gabriele De Matteis, Supervale 27 e un abbraccio grandissimo a Giorgi, Giovanni Biondi, che mi aveva chiesto già di salutarlo l'altra volta, ma io avevo già registrato e quindi non l'ho potuto salutare, lo saluto oggi. E allora ragazzi, iniziamo con questa nostra puntata, che vi informo sarà brevissima perché arriveremo soltanto alla sfida del Capital One Cup e poi alla fine del mercato. Poi ci lasciamo alle porte proprio della Champions League, perché poi nella prossima puntata vedremo la sfida con il PSG, poi ci sarà la sfida con la Roma. Veramente sta entrando nel vivo questa nostra carriera, perché come avete visto nell'ultima puntata abbiamo superato il Sion nei preliminari di Champions e quindi ci siamo qualificati appunto per il girone che avete appena visto. Abbiamo Celtic, PSG e Roma, veramente un girone molto 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 complicato. Allora, adesso la situazione era: avevamo comprato il difensore centrale, abbiamo completato la rosa, che è diventata questa qui, con Balulì, Neves e Rabiot, abbiamo preso in mezzo al campo, Melano davanti e in difesa Jimenez e Romagnoli. Quindi questi qui erano stati gli acquisti, insieme a Ferreira, insieme a Kraft, che sono arrivati in scadenza. Adesso dovevamo completare l'attacco. Abbiamo ancora Enz, che ci è arrivata un'offerta del City di 7 milioni, se non sbaglio. Noi abbiamo alzato a 11 milioni e mezzo, quindi andiamo a vedere se loro accettano, così capiremo come comportarci in questo calciomercato. Eccolo qui, ha accettato l'offerta del Danny Enz, quindi 11 milioni e mezzo. Adesso non dobbiamo fare altro che aspettare che se ne vada il nostro Danny Enz e poi cominceremo con le offerte per la punta, quella che sposta, perché questa sarà secondo me sarà un acquisto molto molto importante. La punta deve spostare, deve essere un giocatore pazzesco. Intanto teniamo assolutamente il nostro Hector Villalba, quindi mettiamo che non ci possono più fare offerte. Enz ancora non è partito, quindi dobbiamo andare a giocare contro il Manchester United ad Old Trafford. Non sarà una partita facile, andiamo a scegliere gli uomini che affronteranno questa partita. Vi direi che il Manchester, vi voglio bene, ma mettetevi voi tutti blu al massimo. Ma anche... sì, guarda che so fa. Al massimo anche così, col nero che si capisce. Allora ragazzi, ci manca la punta centrale per ora, perché Enz c'è ancora, ma praticamente è prossimo ad andare via e non possiamo farlo giocare. A destra mettiamo Politano, a sinistra volevo far giocare Brandt, che però è stanchissimo, c'è un po' di riflesso lì, vabbè. Quindi giocherà Melano, Melano, Villalba, Politano, in mezzo al campo Balulì o Rabiot o Ronaldinho. Io direi, siccome non vorrei far giocare troppo giocatori che sono appena arrivati, quindi non conoscono bene i nostri schemi, il nostro modo di giocare, farei giocare proprio il nostro Ronaldinho. Poi ci portiamo Brandt, ci portiamo Balulì e per il resto va bene così. Masi rimane fuori, Romagnoli posto di Olaru, così se si fa male anche un terzino per esempio lui potrebbe entrare. E andiamo a giocare contro il Manchester. Ragazzi, sono una partita importantissima, dobbiamo continuare così in campionato. Buonasera a tutti e benvenuti a Old Trafford. C'è Manchester United contro Nottingham Forest, valido per la terza giornata di Premier League. Partito forte il Nottingham, che ha battuto sia Chelsea che Burnley, risultato di 2-0. La prima naturalmente in casa, la seconda in trasferta proprio a Burnley. Adesso dobbiamo giocare contro lo United, scusate. Qui ad Old Trafford c'è l'esordio di José María Jiménez con la maglia Reds, giocatore pagato 5 milioni, davvero una somma non molto alta, molto bassa per un giocatore promettente di 21 anni con già esperienza europea. Sappiamo poi che il Nottingham si è qualificato per il girone di Champions League, quindi servivano questi nomi all'ambiente. Questo qui intanto è lo schieramento dello United, che si schiera un 4-5-1. Abbiamo visto invece già la formazione del Nottingham Forest e quindi siamo pronti ad iniziare questo match. Villalba tocca per Politano, è iniziato il match dello Trafford. Movimento di Melano, pallone di Villalba per lui, insieme a Melano prova a metterla dentro, guadagna intelligentemente un calcio d'angolo ed è il massimo che poteva fare in quella situazione. Adesso c'è Jimenez che è venuto incontro, pallone per Ronaldinho che prova di prima. Mamma mia ragazzi, che occasione! Ronaldinho colpisce il palo esterno, aveva colpito molto bene di collo esterno,
Il pallone è terminato di poco a lato. Si dispera Ronaldinho che stava facendo un gran gol. C'è Cataldi in mezzo al campo. Cataldi dentro per Melano. Attenzione, pallone eccezionale. Melano può restarsi. Pallone sul mancino. Il cross, calcio d'angolo. Sta giocando bene. Ora il Nottingham che sta crescendo. Pallone giocato sempre corto. Stavolta c'è Politano. Il tocco di AB. Attenzione, Ronaldinho. Ancora lui il sinistro. E stavolta è gol. Segna proprio lui, il nostro numero 10, Ronaldinho, Digno. 1-0 Nottingham, ragazzi. C'era andato vicino prima, sempre su schema da calcio d'angolo, Ronaldinho. Stavolta uno schema più complesso, libera ancora il tiro di Ronaldinho che va col mancino e batte stavolta Lindegaard che non può nulla. Un gran gol di un gran giocatore che ora purtroppo è a fine carriera, ha annunciato che a fine anno se ne andrà, però adesso è importante ancora il suo supporto, il suo apporto alla squadra Nottingham Forest. 1-0, gol di Ronaldinho. Adesso il tocco all'indietro, attenzione Rafael, zona tiro chiuso da Gimenez, pallone resta lì, liberiamo, è finito il primo tempo. Mamma mia ragazzi, che rischio in questo finale di primo tempo. Tanto ci sono i fischi dell'Old Trafford, che comunque cioè, i tifosi della squadra di casa volevano naturalmente un altro Manchester sulla carta, una squadra molto più forte di noi, però sappiamo che il nostro Nottingham riesce ad essere molto pericoloso, soprattutto in trasferta, questo lo sappiamo. Adesso inizia il secondo tempo senza nessun cambio né da una parte né dall'altra. Vedremo come andrà a finire questo match. Su Rooney, pallone allargato, attenzione Valencia, c'è Jimenez su di lui, pallone dentro per Rooney, Ferreira va a chiudere, Rooney però a portarla sul sinistro, poi sul destro, aveva fatto un movimento eccezionale Rooney, si era liberato agevolmente di Ferreira, poi in un altro lato la porta. Mamma mia ragazzi, adesso fuori Carrick, dentro Mata, sta usando tutto il potenziale offensivo, tutto il potenziale bellico, il Manchester United, vedremo se riuscirà a tenere il Nottingham. Attenzione, pallone intercettato da Valencia. Attenzione a Valencia, il cross dentro sul secondo palo, pallone resta lì, attenzione Rooney all'indietro Di Maria, non dargli il sinistro. Allora adesso Nani può crossare il pallone sul primo palo. No, ma che gol di merda Kraft, ma che hai fatto? Disturbato Kraft, non riesce ad arrivare sul pallone e Valencia trova un gol imbarazzante. Cioè Kraft non ha trovato il pallone, disturbato da un compagno, si va a sbattere con Jimenez, non ci credo, quindi non c'è neanche fallo ed è 1-1. Ha segnato Antonio Valencia, un gol di vera rapina. Adesso dobbiamo trovare il tutto per vincerla, dobbiamo stare anche attenti perché sulla spinta, sulle ali dell'entusiasmo il Manchester potrebbe provare anche a vincerla. Adesso attenzione però, c'è un buco incredibile in mezzo al campo, attenzione Van der Vlaag, può andare, è mancino Van der Vlaag, pallone sul sinistro e palo, non ci credo, il palo dopo la deviazione di Lindegaard. Sta crescendo ora la partita, il ritmo, l'intensità, ora Rabiot, pallone dentro, attenzione, fuori dove c'è Politano, pallone sul mancino di Politano, la parata di Lindegaard, pazzesca parata di Lindegaard. Questo pallone per Rabiot, attenzione Rabiot, dentro c'è Villalba, il cross sul secondo palo, Politano! C'è il gol di Politano sul secondo palo, dimenticato Matteo Politano. Va bene che Villalba e Politano sono due nani, però lasciarli soli mai. E infatti Politano da lì non sbaglia, non può nulla Lindegaard. E passa ancora il Nottingham che adesso stava spingendo sull'acceleratore dopo il gol del Manchester. Si sono svegliati gli uomini di Zlatan che trovano il gol del vantaggio, il secondo in Barclays per il nostro Politano. E andiamo ragazzi, non dobbiamo permetterci di perdere questa opportunità di continuare in classifica a punteggio pieno. Ed è finita! È finita, battiamo anche lo United. Siamo partiti benissimo ragazzi, abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio. Pareggio che poi era incolore, cioè indolore, perché avevamo battuto 2-0 all'andata al Sion. Quindi ci potevamo permettere come di pareggiare. Migliore in campo oggi Politano che ha fatto il gol della vittoria. Però ottima partita un pochino di tutti, un po' sottotono soltanto Brandt secondo i voti che ha dato il computer. Non sono d'accordo perché Brandt è stato importante in alcune situazioni, ha saltato l'uomo, ha messo superiorità, quindi non sono d'accordo. Però l'importante è che abbiamo vinto. Allora abbiamo battuto il nostro Manchester United, adesso dobbiamo vendere Enzo.
Speriamo che se ne vada Hanks, vattene Hanks. Giocatore venduto, se n'è andato il nostro Danny Hanks. Quindi possiamo buttarci adesso nell'acquisto, sull'acquisto di una vera punta. Anche se n'è andato, ci ha fatto guadagnare 10 milioni. E andiamo a vedere per questa punta, questa benedetta punta. Allora io partirei subito forte con i giocatori che mi piacerebbe prendere assolutamente, che sono Balotelli, consigliato da molti di voi. Balotelli sicuramente è un giocatore eccezionale, 14 milioni il suo valore, noi proviamo a offrire per la prima volta 15. Quindi il giocatore è veramente forte, Super Mario Balotelli, che sarebbe anche interessante vederlo perché è comunque italiano, quindi con la guida di Zlatan, un italiano. Il secondo, la mia seconda scelta è assolutamente Benteke, che è un giocatore eccezionale. Noi stiamo cercando una punta, ragazzi, molto fisica, forte e che abbia gol in carriera, quindi cioè che li faccia spesso comunque gol. Prendiamo la prima offerta, lui il valore è di 13,5, proviamo a 14,5, vediamo cosa ne pensa il Wolfsburg, che ha pagato il cartellino a Aston Villa lo scorso anno. Il terzo che mi piacerebbe avere nella mia squadra è Lukaku, Romelu Lukaku, grandissimo giocatore, anche lui con le stesse caratteristiche che stavamo dicendo poc'anzi. Abbiamo la prima offerta di 13,5 milioni per Romelu Lukaku. Poi per il resto c'è Harry Kane. Se scrivo Kane lo trovo subito, però vabbè, questi sono i piccoli problemi della vita. E tanti altri, ragazzi, ma facciamo una cosa, li cerco tutti io e poi voi vedrete direttamente quando risponderanno alla nostra richiesta. Ok ragazzi, ho fatto l'offerta a tutti, adesso andiamo a simulare questa partita. Mettiamo soltanto i giocatori che comunque abbiamo acquistato per fargli prendere fiducia, li mettiamo titolari e andiamo a giocare contro il Brighton, sperando naturalmente di passare, che non ci sia lo sgambetto di una squadra molto 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 inferiore a noi sulla carta. Villalba subito, dopo 2 minuti, mette il match sui binari giusti. Quindi dopo 2 minuti Villalba, la partita finisce 4-0, doppietta di Villalba, Baluli e Politano segnano gli altri gol. Quindi adesso ci possiamo buttare a capofitto nel mercato, vediamo un po' quello che succede in queste ultime ore di mercato. Ne mancano soltanto 9, abbiamo ricevuto tante tante risposte. La prima è per Harry Kane, che vogliono 22,5 milioni, noi offriamo 12,5, quindi c'è una distanza di 10 milioni tra domanda e offerta. Icardi ne vogliono 37,5, ma chi resisterà in cura? E lo lasciate lì, sta bene lì. Zivkovic ne vogliono 20,5, noi offriamo 10,5 per Richarlison Zivkovic, che è un giocatore molto importante sicuramente, ma non rispetta quelle che sono le caratteristiche che noi avevamo richiesto. Danny Welbeck è imprendibile, credo, ma anche lui non è proprio quel giocatore, quel tipo di giocatore che noi volevamo. Hernandez la stessa cosa, poi costa anche tanto. Duan Zapata potrebbe rispettare le caratteristiche che dicevamo, perché volevamo un giocatore fisico, forte, possente in area, e Zapata ce l'ha e come no. La stessa cosa è Vincent Aboubakar, che anche lui fisicamente è molto 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 forte, quindi si potrebbe prendere e come no. Anche se noi cerchiamo, Memphis Depay ragazzi fuori budget, cerchiamo un profilo sicuramente più importante. Un profilo importante potrebbe essere quello di Fernandone Llorente della Juventus, anche se ha 31 anni, però è un giocatore eccezionale. Qui intanto Lukaku ci chiedono 24,5 milioni, noi non possiamo arrivare a così tanto, però 14,5 è la nostra offerta per Romelu Lukaku. Benteke chiedono 26,5, dobbiamo salire piano piano con un'offerta di 15,5 milioni per Christian Benteke. Balotelli rifiutata, Ibrahimovic rifiutata, sì, avevo provato anche Ibrahimovic ragazzi, ci ho provato perché è scadenza, quindi si potrebbe prendere una cifra inferiore al suo valore. Il problema sarà l'ingaggio, perché prende 190.000 a settimana di stipendio e per venire a Nottingham, ma comunque sicuramente ne chiederà anche di più di 190.000. noi non ce l'abbiamo per ora, quindi dobbiamo chiudere a un prezzo molto basso per poter spostare tutto il budget poi sugli stipendi. Adesso andiamo avanti, vediamo come si concretizzeranno le offerte. Accettata intanto quella della Juventus, quindi credo per Llorente. Aboubakar hanno rifiutato assolutamente, non vogliono neanche trattare, sono offesi. E che offerta è questo? Ci hanno detto così, non lo so. Aboubakar, andiamo ad alzare l'offerta a 10,5 milioni per Vincent Aboubakar.
Buba macchina. Allora, adesso il Napoli 15 milioni e mezzo per Duván Zapata. Noi alziamo a 11. Una trattativa molto lunga e estenuante con il Napoli. Poi Danny Welbeck ne vogliono 25. Stai bene lì. Zivkovic 15 milioni e mezzo la richiesta. Noi alziamo a 11 milioni e mezzo. E vediamo cosa ne pensa l'Ajax. Poi Harry Kane 20 milioni. Noi proviamo ad alzare a 13 milioni e mezzo. Si assottiglia la differenza tra le due, tra la domanda offerta accettata per Fernando Llorente, 16 milioni, per prendere 140.000 di stipendio, ragazzi, veramente Llorente, uno stipendio pazzesco. Io per Romelu Lukaku vorrei provare lo scambio con Ben Osborne più 15 milioni, ma anche 15 e mezzo. Vediamo cosa ne pensa l'Everton. Ormai stiamo usando tutti. Oh, Benteke accettata, incredibile! Incredibile, accettata per Christian Benteke. E questa è una notizia importantissima per noi. Accettato Benteke. A questo punto Zlatan davvero costi troppo, purtroppo. Se avessi potuto scegliere avrei preso sicuramente il nostro Zlatan. Però a questo punto accettato Benteke, attenzione, attenzione. Benteke ha accettato la nostra offerta, il Wolfsburg. Quindi andiamo ad offrire 90.000 per 3 anni a Christian Benteke. Speriamo naturalmente che accetti la nostra offerta. Noi intanto andiamo avanti in questo calciomercato. Stiamo entrando nel vivo, ragazzi. Certo, Benteke sarebbe un acquisto pazzesco. Accettata per Boubacar. Benteke ha accettato! Incredibile, ragazzi! Christian Benteke ha accettato! È un acquisto pazzesco, intanto mi ridono alle spalle perché qui c'è la mia ragazza che sta guardando il mio cugino che fanno Benteke accettato. Ma che devi dire? Benteke, oh! Giocatore eccezionale, Christian Benteke, il belga. E poi se arrivasse lui, abbiamo soltanto 2 milioni per prendere una riserva. Noi lo teniamo un attimino in stand-by, Benteke, e proviamo a completare le altre offerte. Qui Lukaku è rifiutato per Osborne, proviamo a dargli soltanto 15 milioni e mezzo, ma tanto rifiuteranno sicuramente. Harry Kane, 13 milioni e mezzo hanno rifiutato, proviamo ad alzare a 14 e mezzo. Hanno accettato per Richarlison Zivkovic, che sicuramente è quello che ci fa risparmiare più soldi, Richarlison Zivkovic, però è anche vero che, non lo so, rispetto a un Benteke mi attira molto di meno, cioè, Benteke cazzo, ragazzi, capito? Benteke. Aboubakar hanno accettato la nostra offerta, neanche la chiudo per Aboubakar, anche perché se devo scegliere tra Benteke e Aboubakar, che sono più o meno lo stesso giocatore, mi vado a prendere Aboubakar, ma prendo Benteke tutta la vita. Allora, Zivkovic ha accettato anche lui in stand-by, Romelu Lukaku ci chiedono troppo, quindi a questo punto è da decidere fra Benteke e Zivkovic. Zivkovic, che ti permetterebbe un altro acquisto importante perché ti lascia intorno ai 6 milioni per fare l'acquisto. Benteke probabilmente no, però Benteke è un giocatore che sposta da subito. Zivkovic è un giocatore che ci farei sicuramente plusvalenza in qualsiasi caso, però non è adatto al nostro modulo. Non lo so, non lo so. Io sono orientato più nel chiudere Benteke e provare poi qualche colpo finale l'ultimo giorno. Al massimo di prendere qualcuno in prestito. Però c'è Christian Benteke, ragazzi, davvero forte, eh. Ma davvero fa la differenza Christian Benteke. Sicuramente voi mi odierete per questa scelta, ma io scelgo di prendere Christian Benteke al posto di Zivkovic, che è sicuramente un grandissimo giocatore, non sto dicendo di no, però noi non cerchiamo questo tipo di giocatore. Noi cercavamo un giocatore fisico, giocatore forte fisicamente che si metteva lì nel 4-3-3 e che spostava comunque la squadra. E c'è Benteke che lo fa perché è comunque forte fisicamente, 91 di forza, ha 1,90 m per 83 kg, quindi pensate, un ammasso di muscoli che corre anche abbastanza veloce perché 78 scatto, 77 accelerazione e poi finalizzazione 82, precisione destra 84, cioè potenza tiro 85. È giocatore vero, quello che noi volevamo. Quello che noi volevamo, quindi sono molto molto contento, molto soddisfatto di aver preso Benteke, ragazzi, nel nostro Nottingham. Abbiamo fatto un calciomercato pazzesco, pazzesco, abbiamo chiuso delle trattative clamorose, adesso viene un po' da grattarmi perché sono nervoso, non so chi prendere poi nell'ultimo giorno di mercato.
perché avevo in mente un colpo, ma mi sono rimasti pochissimi soldi, quindi non possiamo prendere quel giocatore che avevo in mente io. Ci dobbiamo buttare su qualche prestito, credo. Proviamo un po' a vedere. Qualche punta in prestito. Di qualche punta giovane. Non lo so. Vediamo un po'. Per età, massimo 23 nel campionato inglese. Vediamo un po' se troviamo qualcuno interessante. C'è Ambrose, Isaiah Brown, Saito Berahino, che magari ce lo danno. Harry Kane, Kimo Mia, Lukaku, Ivocco di chi? Ma di chi ce lo danno il prestito? 80.000, un giocatore importante poi, 80.000. Non ce l'ho mai per poterlo prendere. C'è Yaya Sanogo. Yaya Sanogo si potrebbe prendere, vediamo un po'. Giocatore sporadico, quella 60.000. 60.000, costa un po' troppo. Proviamo a offrirgli tipo Osborne così a zero. Magari lo riaccettano, che ne sai? Che ne sai? La gente è strana, la gente è matta, eh? Poi a Jose Perez, no, mi sa che è troppo forte per poterlo prendere. Connor Wickham, James Wilson. Proviamo a prendere James Wilson in prestito. Perché no? James Wilson dello United, che è comunque un giocatore giovane che ha fatto, che fa la Premier, quindi si potrebbe prendere. Andiamo a vedere pure in Italia se c'è qualcuno che ci interessa. Sta venendo in mente, non so, Longo per esempio. Babacar, lo mettiamo tra i possibili. Belotti anche. Boacchie, Buonacasa, Caracciolo, Di Marco, Dossena, Dybala, sì, magari Dybala, Icardi, Nico Lopez, magari Nico Lopez, Martinez, Kevin Mendez anche mi piacerebbe. Poi c'è Sanabria, Junior Tallo, quello che dicevo io non c'è, che è Longo, ve lo cerco io, Longo, Samuele Longo, ah, perché ha 24 anni Longo. Vediamo un po' se riusciamo a chiudere per uno di questi qui. Andiamo avanti nel mercato, mancano 6 ore al calciomercato, si stanno per chiudere le porte dell'Alta Hotel. Kuma Babacar, 20 milioni e mezzo, ciao Babacar, giocatore importante Babacar, non si può mai prendere. Belotti, ci chiedono 5 milioni, importante, proviamo a buttargliela lì, con prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni per andare a Belotti, che potrebbe andare bene per fare la panchina, come no. Poi c'è Nico Lopez, anche lui giocatore importante, vabbè noi la buttiamo sempre lì, 7 milioni di riscatto, così magari li convinciamo, poi non riscatteremo mai. Kevin Mendes si potrebbe prendere in prestito, o anche magari con scambio Ben Osborne. Vediamo Osborne alla Roma, proviamo a prenderlo a zero. Kevin Mendes, che si parla davvero di un gran giocatore, così dicono, poi chissà se è vero, se è una bugia. Samuele Longo, anche lui, proviamo con il prestito con diritto di riscatto, intanto Wilson hanno accettato, quindi si potrebbe anche fare. Sanogo hanno rifiutato, beh, normale, me lo sarei aspettato. E adesso vediamo se riusciamo a chiudere una di queste offerte. Longo stanno pensando, la Roma ha rifiutato, hanno rifiutato sia Belotti che Nicolas Lopez, quindi per Kevin Mendes ci hanno rifiutato. Proviamo a prenderlo come riscatto, un milione, Kevin Mendes. Stavo pensando per Longo, vediamo che riusciamo a chiudere alla fine. Sono momenti importanti per il nostro mercato. Hanno accettato Longo e Kevin Mendes, ci stanno pensando. Allora, Longo quanto prende? 20.000. Samuele Longo, non so se prendere Longo o Wilson a sto punto, Forse è meglio Wilson. Prendere Wilson. Vediamo Wilson, ragazzi, per fare la panchina al nostro Christian Benteke. Poi abbiamo punte che comunque tutti possono fare, la punta centrale. Abbiamo Villalba, abbiamo Brandt, abbiamo il nostro Melano. Adesso Kevin Mendes, anche lui arriva in prestito con diritto di riscatto fissato 1 milione. E quindi completiamo così la nostra rosa con l'acquisto di Wilson e di Kevin Mendes. Andiamo a chiudere, quindi andiamo a vedere tutto il resoconto. Abbiamo preso Benteke di punta con Wilson come primo cambio, 72 Wilson per 20 anni, davvero un giocatore interessante Wilson.
Poi abbiamo messo a destra Politano e abbiamo Melano, ma anche Menders. Io sarei curioso di andare a vedere dov'è Menders. 69, è un giocatore promettente per 20 anni, quindi veramente un ottimo acquisto anche lui, preso a zero praticamente. A sinistra abbiamo Brandt e Villalba, centrocampo Rabiot, Cataldi, Neves, Diaby, Baluli, Van der Vlaag e Jolly, Ronaldinho, che può fare un po' tutto, può fare la punta, può fare qualsiasi cosa, Silva Romagnoli, Jimenez e Masi, Ferreira e Olariu, che è il nostro giovane promettentissimo di 16 anni. A destra abbiamo Morganella, Kane e Madeira in porta, Kraft con Cocco, che è un 19enne che abbiamo preso così. Quindi ragazzi, che dire, mercato eccezionale secondo me chiuso, e ci vediamo direttamente nella prossima puntata, perché avremo le sfide con il PSG per la Champions League e poi continuerà anche la nostra Premier, che ci sta vedendo veramente protagonisti. Siamo primi a punteggio pieno. Io adesso vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Un abbraccio da Zlatan. Ciao.